Ciao a tutti ragazzi, bentornati dal vostro Jack. Questa volta ci troviamo su Mad Max. Signori, siamo accaduti che nello scorso gameplay abbiamo visto che hanno distrutto la nostra base. Quindi noi insieme al nostro amico Cham abbiamo aggiunto la fortezza di Jit. E adesso qui possiamo potenziarci la nostra macchina in pace. Però in cambio dobbiamo liberare questa zona praticamente. E abbiamo visto che per arrivare a Gastown dobbiamo passare attraverso un portone. Però ci dobbiamo potenziare tantissimo. Comunque adesso facciamo la missione del nostro amico Cham. Saint, my plans for the Jack. Oh, she'll be perfect. Speed, power, tenacious, durability. Take a look, see? Take a look, see? Fammi vedere. Andiamo un po' sto factotum. Gli arcangeli come il factotum sono configurazioni speciali della Magnum Opus, venerate da Cham. Per iniziare accedi alla schermata arcangeli. Ok, seleziona arcangeli. Va bene. Selezionando un arcangelo saranno visualizzati i potenziamenti necessari. In verde sono indicati i potenziamenti già possedi, in rosso quelli che devi ancora ottenere. Seleziona il factotum e controlla i requisiti delle parti necessarie. Ok, dov'è? Questo è il factotum, ok. Selezioniamo allora. Dobbiamo prendere questi quattro, perfetto. Prende il requisito extra per sbloccare barre pivello. Ok. Quelli verdi sono quelli che già c'ho. Il factotum è questo. Ah, questi qua però li posso comprare. Ok, questi qui sì. Usei Bantam. Questo no. Questo sì. Ok. Mi mancano. Devo portare la minaccia a livello 4 nei territori di Jit. E missione storia, un classico delle terre desolate. Per il momento tanto questi due potevo prendere. Questa rosa chiodata, liscia di cielo, spazzanime, scrigno di morta, ammazza, oh, spina dei gusti, demone del vento. Ammazza quanti so. Va bene, intanto prendo questo. Questo qua però non lo posso prendere. Questo qua adesso a motore ce l'ho. Questo qui invece mi manca la missione. Ok, perfetto. Intanto questi due l'ho presi. Ha una proposta. Ok, andiamo un pochino a sentire questa proposta. Parla con Jit. Andiamo un pochino a vedere. Dimmi, Jit. Wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities, and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. But no promises. Ok. Ci sono molti progetti disponibili all'interno delle fortezze, avvicinati a ciascuno di essi per venderne requisiti e ricompense. Perfetto. Quindi mi devo guardare un po' in giro. La nuova missione per te nelle terre desolate. Va bene. Poi un attimo andare a vedere queste cose qua che mi stava dicendo. Per esempio qua. Scorta piccola. Allestisci una piccola scorta di rottami e favorire lo sviluppo della fortezza. Vai. Quanto ho pagato? 500? Questa dischetta scorta di Otami ha favorito lo sviluppo della fortezza. Quello 1000. Madonna. Ok, vediamo un po' se possiamo fare qualche altra cosa. Giusto per vedere, per esempio, qui che posso fare. Ok, costruisci un tavolo da lavoro per riempire senza spese la cartuccia di Max. Però mi serve la missione Bramma di Polvere. Ok, qui invece parti necessarie del servitore, ok. Che cos'è? Che conto leggenda? Riceve un compito prolungato da completare. Ah, ok, vabbè. Ok, vabbè, qui servono tutte parti comunque. E mi dice dove stanno. Ok, perfetto. Bella tosta comunque. Vedete dove spawnano. Quindi dobbiamo andare lì in giro a prendere le cose. Vabbè, comunque intanto andiamo a parlare con Cham. Per il momento abbiamo potenziato la cosa lì dei ricambi. Per il momento, ovviamente. Ok. Vediamo un po' cosa ci dice Cham. Companion saint, the Dinky Sì, D. è morto, You porello. think he made it out of the inferno that was once my tabernacle? Speriamo. Burnt to a crisp. Or food for somebody. Viva l'ottimismo, Oh Max. no, I think he made it out, yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? Yeah. I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses.
Ah, quindi torniamo indietro? Dimmi di sì. Torna al relitto del covo di Cham e riporta a Khan la carrozza della fortezza di Jit. Carrozza di Cham con Khan aggiunta alla collezione di veicoli. Ok. Missione Terra Desolata di Dinky D. Sono storie opzionali che possono essere completate in qualsiasi ordine. Perfetto. Io ci vado subito. Vai. Uso il pallone dello stadio che non ha posto osservazione. Potete una buona visuale sulla regione circostante. Vabbè, l'ho già fatto comunque. Che cos'è? Scrotus è pieno controllo di questa parte delle terre desolate affinché Max e Cham possano costruire la Magnumopus. La sua minaccia deve essere ridotta, puoi ridurre la minaccia in una regione completando varie attività, ad esempio accampamenti, spenta passi, convogli, cecchini e campi minati. Ok, ma modo più efficace di ridurre la minaccia è smantellare i vari accampamenti di Scrotus nelle terre desolate, va bene, sì. If we're gonna build this jack, we'll need to lower the threat. Stock up on scrap. Good plan. We should venture to the south, I think. Where Scrotus hold is weak. We'll see. Oddio. Dobbiamo fare un bel po' di roba comunque. Va bene. Allora. Andiamo per esempio quello più vicino che sta qui. Dai, andiamo qui. Così almeno vediamo un po' cosa possiamo fare. Qualcosa già l'ho distrutto come vi ho detto, quindi vediamo un po' adesso se riusciamo a fare qualche altra cosa. Dai, andiamo un pochino più veloci con il mini turbo. Ok, qui ci sta il cecchino, possiamo tirarlo giù. Ah, questa è proprio l'avamposto. Ok, va bene, va bene, va bene. Vai, aggancio. Vai così. Ah, è andato già giù. Ok, pensavo dovevo comprare anche quell'altro. Perfetto, e questo è crepato. Ora, dobbiamo distruggere quel coso lì sopra. Vai, perfetto. Vai così, tira, 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 grande. E adesso possiamo entrare. Vai. Tiriamo. Perfetto. Siamo dentro l'avamposto. Entriamo dentro. Buongiorno. Distruggi le pompe di petrolio. Tre insegne, sette rottami. Che altro? Parti pozzo di petrolio. Ok, intanto qui sta questa cosa. Ma vieni qua, è inutile che ridi, che già sei morto. No. Fammi finire il tuo amichetto, grande così. Perfetto. E muori anche tu. Se entriamo dai da fuori non ci sta più nessuno, eh. Bello. Vai. Raccogliamo il tutto. Oh, wow, quanti. Dai, venitece. Dai, ma aspetto. Mori. Vai giù. No, mi sono comprato l'abilità per pararmi anche con le armi che usano loro. Ok, giù, giù devi stare. Giù, questa è Sparta. Vai. No, ho premuto troppo tardi. Vai così. Sì, sono infuriato, ma muori, madonna. Il doppio calcio per 9000. Ok. Andiamo a prenderci questi ricambi come al solito. Perfetto, ci facciamo un bel giretto, pure qui sopra sicuramente ci sarà qualcosa. E invece no, sta dall'altra parte, salto non ce l'ho fatta. Vabbè, forse sicuramente si può fare oppure no, bisogna fare il giro. Va bene, allora qui c'è sta l'arma che usava quello, io me la prendo, non si sa mai che arriva qualche altro nemico e ci vuole fare fuori. Ok, qui in giro, insegna di Scrotus, eccola qua. Vai, distruggi, distruggi. Ok, e questa qua l'abbiamo distrutta. In giro non ci sta niente, qui sotto sì che ci sta, doppio poi. Vai, vai, prendi anche questo, hai lasciato l'arma però perché? Vai così. Qui ci sta una porta e qui ci sta l'acqua, riempiamo la borraccia, va. Vai così, perfetto. Ora possiamo riprenderci anche l'arma, distruggiamo il cancello. Vai, vai, vai così, spacca tutto. Un ladro di guerra allertato, aia. Questo cos'è? Interagisci. Il bastone di tuono è un'arma esplosiva che può essere lanciata e usata per imparare i nemici a corto raggio. Oh mio dio. Vabbè, allora prima fammi usa questa. Vai così. Vai. Facciamo fuori questo. No, anche se sei potenziati se ne è facile uccidere. No, stronzo, no. Non, però non ho premuto in tempo, non ho premuto in tempo, vai, vai, vai. Muori anche tu. Ok. Fa niente che sei potenziale, faccio fuori così. Vai. A posto.
C'ho quattro cosi da portare dal nostro amico per potenziarci. Perché tanto io prendo tutta sta roba qui. Ma se io questo qui lo prendo, poi lo posso tirare a quello. Vediamo. Ok, lancia. Mi sa che mi devo avvicinare un altro po', forse, poi dopo non lo so. No, sono curioso di vedere se lo posso uccidere con questo. Penso di sì, comunque. E difatti, tiè. Madonna, come è esploso bene. Ok. Questo qui pure ha lasciato robe. Perfetto. Lì ci sta una porta che bisogna aprirla col piede di porco. Per fortuna ce l'ho. No, richiede esplosione. Aia. Sti barili qui non li posso prendere, mi sa, vero? A meno che li trascino, li posso trascinare tipo così. Sì, però ci vuole una vita. Mi serve una tanica di benzina, forse sta qua dentro. Che culo. Ok. Allora, ce lo avviciniamo e lo facciamo esplodere. Dai fuoco. Lascia. Perfetto. Via, 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 via. Esplodi. Grande. Che ci sta qui dentro? Si può abboccare? Ci sarà altra roba, immagino. Ma mi sa che dobbiamo proprio venire qui, Ehi là. No, l'ho premuto X, ma dai. Lo potevo uccidere in modo silenzioso. Dai, a bitch. No, vai, a fangulash. Ok. Mori, tieni. Schiena shot. Qui non ci sta niente. Questo non c'ha nulla, manco questo. Cosa potevo fare? Distruggi? Distruggiamo. Corrotto. Pompa di petrolio. Ah, è la pompa di petrolio qua. Quindi praticamente sto andando nella direzione giusta. Ok, va bene. Qui però ci sta qualcosa. Avviciniamoci un pochino e vediamo. Ok, qui c'è un altro simbolo di Scrotus. Vai. Vabbè, no, ho sbagliato. Ok, vai. Ok. Tanto questo qui sta godendo il panorama. Madonna. Ok. Torniamo indietro. Però prima di andare a distruggere la pompa di petrolio. Poi io. Vabbè, no, dai, tanto dopo dobbiamo tornare indietro, quindi è inutile che ci torno. Ok, andiamo subito giù. Qui ci sarà una tanica di benzina, no? Sì, penso che sia lì. No, sta qua invece. Ok, qui lo dobbiamo tirare però. Tanto. Penso che dobbiamo tirarlo. Forse ci possiamo anche avvicinare. Però io lo tiro. No, non è vero perché ci sta l'animazione. Boom. Roccia cava. Distruggire pompe di petrolio. Fatto. Smantellato. Perfetto. Parte di progetto. Adesso vado a cercare tutto il gioco. Non ti preoccupare. Perfetto. Qui ci stanno dei rottami. Perfetto. Voglio cercare. I rottami sono la valuta delle terre desolate. Non dovrebbero essere mai sprecati. Nei mani di Chami. I rottami possono essere sfumati in ottimo potenziamento. Chiamano Animopus e lo stesso Max. Sì, va bene. Lo sappiamo come si possono ottenere i rottami. Ce lo dici adesso? Ce lo dici? Ok. Cerchiamo un po' questo progetto. Perché quel progetto forse ci può essere molto utile. Raccogliere un totale di 300 rottami. Quanti ce ne ho? Scusa io, Ce ne ho? Dove si vede? Ah, beh, tanto posso potenziarmi. Vabbè, però non ce l'ho. Non posso mettere nulla. Proprio forza 300. Io ce ne ho 236. No, togliendo il menu, questo cade. Va bene. Dai, prendiamo un bel po' di rottami. Allora, mi metto un po' in giro a raccogliere rottami. Ok, ho trovato un veicolo che mi ha dato un botto di parti. Comunque, frutto dell'ingegno di Cham, la Magnum Opus è una macchina con un potenziale enorme. Migliorarla è la chiave della sopravvivenza di Max nelle terre desolate. Potenzialmente la Magnum Opus possono essere sbloccati riducendo la minaccia e acquistati il cambio di rottami. Usa il garage per modificare potenzialmente la Magnum Opus in qualsiasi momento. Sì, lo so, lo stavo facendo, comunque. Ah, ok, va bene. Tanto devo andare a fare comunque quella missione. Comunque, allora, novità. Io mi prenderei questo. Ok, e ora è molto più figa. E ok. Ok, va bene. Poi, l'arpione ce lo potenziamo anche subito. Vai. Perfetto, quante ce n'ho ancora? 173, con 173 ci faccio poco. Quanto costa questo? 200. Poi, questo 300. Ah, serve forza questo per la missione. Pensa un po' te. Dai, io lascio questo, cioè, fammi capire.
Cioè, se io non metto questo, pensa un po'. Questa è una cazzata, eh. L'ho voluto comprare apposta quello. Ok. Va bene, tanto qui mi posso comprare anche gli spuntoni. Va bene, faccio, vado a fare un altro po' di rottami per prendermi questo. Anzi, signori, visto che volevo andare a trovare il cane, andiamo a fare la missione di Cham. E poi dopo nel prossimo gameplay faccio trovare già pronto con tutta la roba. Ok, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa qua. Entriamo. Perfetto. La sua macchina è ancora viva. Ok, perfetto. Ecco il cane, è vivo. Meno male. Sono contento. Io sono contento. Vai. Meno male, sono contento. Qui tanto non ci sta nient'altro. Siamo sicuri? No, qui intanto non ci sta niente. Va bene, quindi dobbiamo tornare indietro alla fortezza di Jit. Quello lì. Perfetto. Quindi adesso io torno indietro. Wow, attenzione, il cane può individuare i campi minati. Se li disinneschi la minaccia nella regione diminuirà. Cioè, quindi il cane ci può essere utile. Wow, questa cosa è figa. Muori tu. Perché sì. Perfetto. Oh, però aspetta, lascia di rottami. Cane individuando una mina terrestre nelle vicinanze, segui la direzione in cui sta puntando per trovarla. Wow. Mazza che fiuto comunque. Come fa a sapere che lì ci stanno le mine? Va bene, vediamo un pochino dove ci dice. Vediamo un po'. Lì? Dove? Qui? È qui? Cioè, se io mi giro. Lui guarda lì. Sì, devo andare lì. Tutto di qui. Sì, mi dici di andare lì. Lo so, l'ho capito, l'ho capito. Ci vado, ci sto andando. Dammi tempo. È qui? Che hanno trovato la mina terrestre? Sì, lo so. Ah, l'abbiamo passata. Eccola. La posso disinnescare, quindi. Vediamo. Avvicinandoti a piedi. Disinnesca. Perfetto. Abbiamo disinnescata. Uno di tre. Qui ce ne sta un'altra, mi sa. Sì, e stanno qui in giro, comunque, che ce ne sono altre due. Lui continua ad abbaiare, infatti. Vediamo. Eccola, madonna. Ci sono passato pure quasi sopra. Ok, disattiviamola. Perfetto. Ne manca una. Sì, ecco, arrivo. Lo stavo per chiamare Dogmeat, pensato un po'. Ok, sì, ecco. Andiamo Dinky D, su. Dov'è? Eccola. E questa è l'ultima mina. Oh mio Dio! Ci sono andato vicino piano piano. E sono esploso. Mi sono preso un colpo. Madonna. Pensavo non esplodeva poi a piedi. Mi sono preso un infarto. Mi ci avvicino con molta più calma, cioè. Dai, piano. Oh, ok. A posto. E quindi questa qua è l'ultima mina di questa parte di zona, ovviamente. Ok. Minaccia ridotta al territorio di Jit. Perfetto. Ok, guida la carrozza di Cham fino alla fortezza. Dai, su, andiamo. Portiamo il cane al riparo. E la carrozza l'abbiamo riportata a posto. Perfetto. Adesso vediamo un po' cosa succede. Ok, va bene. Tanto facciamo la cuccia di Dinky D, credo. Penso. E difatti, sì. Grande favore a Jit. La carrozza di Cham e il cane sono stati sbloccati. Potrei usarli per localizzare in sicurezza i campi minati e le mine terrestri nelle terre desolate. Perfetto. Quindi ho riportato il cane e la carrozza di Cham alla fortezza di Jit. Sapranno farsi apprezzare. E beh. Rapido diversivo. Perfetto. Quindi signori, il video di oggi finisce qui.
E le prossime gameplay mi farò trovare pronto con l'ultimo potenziamento che dobbiamo fare alla macchina, cioè questo, perché quell'altro già ce l'abbiamo. Quindi niente ragazzi, vi lascio qui, se vi è piaciuto, niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.